Ciao a tutti e benvenuti in questo video natalizio necessariamente, in cui realizzeremo insieme questi oggettini che vedete in confronto alle mie mani sono abbastanza piccolini. Tema inverno natale, infatti c'è una calza di quelle che si appendono al caminetto e la Befana mette i dolciumi insomma qua dentro. Certo, questa è piccolina, quindi una miniatura della calza, una miniatura di un cappellino e una miniatura di muffole, di guantini, dai, chiamiamoli così. Questi oggettini possono essere messi ad esempio a ornare in qualche maniera un vetro di una finestra, oppure sull'albero li potete mettere, oppure su, veramente anche lì, su un caminetto potete metterli, sui regali di Natale oppure anche su un portachiavi, insomma sempre a tema natalizio. Anche se sono piccolini sono molto semplici, perché i punti da fare necessariamente sono facili, anche lo schema è molto semplice, e quindi togliamoli, che vi dico subito i materiali. Ma anche qui molta semplicità: un po' di lana verde, un po' di lana rossa e un uncinetto numero 3. Segnamaglie questa volta no, perché ok, sì, sono facili ma sono un pochino piccolini e quindi sarebbe solo d'intralcio un segnamaglie. Possiamo cominciare tranquillamente. Secondo me oggi realizziamo la calza, che questa volta farò al contrario, ovvero farò la punta, il tallone e la parte qua del calzino con il verde, mentre la parte centrale appunto della calza la farò con il rosso. Va bene, sì, un ago da lana e le forbici necessariamente servono anche questa volta. All'interno dell'anello magico andiamo a mettere 8 maglie basse. Stringiamo l'anello magico e chiudiamo a cerchio sulla catenella iniziale. Ogni giro inizierà con una catenella. Nel secondo giro dobbiamo andare a fare 8 aumenti, quindi 2 maglie basse sopra ciascuna maglia sottostante, in tutto saranno 16. Chiudiamo il secondo giro con una maglia bassissima sulla prima catenella. Nel terzo giro, dopo aver fatto la catenella, ripetiamo 16 maglie basse. Andiamo sulla prima catenella iniziale, prendiamo il filo rosso perché dobbiamo cambiare il colore e chiudiamo il terzo giro con il rosso. Facciamo una catenella, questo è il quarto giro, e dal giro numero 4, che è questo qui, fino al giro numero 10 compreso, quindi compresi tutti e due, sia il 4 che il 10, noi andiamo a fare sempre 16 maglie basse, quindi a maglie basse sopra le maglie basse sottostanti. Ho appena terminato il decimo giro e praticamente ecco, mi trovo qui, cioè devo iniziare a fare il tallone, questa volta con il verde anziché con il rosso. Porto avanti entrambi i fili per due giri, cioè l'11 e il 12, io dovrò lavorare sia con il verde che con il rosso. Quindi adesso mi trovo qui, ho chiuso il giro con il rosso perché non cambio colore subito, faccio la prima catenella e anche la prima maglia bassa, che però questa volta si vado a chiudere con il verde. E mi porto dietro il rosso, cioè praticamente lavoro, no, il rosso qui sotto. Poi con il verde faccio una maglia bassa, sempre andando avanti, una mezza maglia alta nella maglia sottostante successiva.
poi due maglie alte nella stessa maglia di base, quindi questa è la prima maglia alta e sempre nella stessa maglia ci vado a mettere la seconda. Ancora due maglie alte nella stessa maglia di base, ovvero nella successiva, quindi questa è la prima e nello stesso punto vado a fare la seconda. Poi una mezza maglia alta nella maglia successiva e una maglia bassa, ok, che però vado a chiudere con il rosso anziché con il verde, così, e poi vado a maglie basse fino alla fine del giro, maglie basse rosse, ok, e lavoro il filo verde sotto al rosso, 9 maglie basse rosse per chiudere il giro sulla prima catenella, ovvero qui, sempre con il rosso. Poi faccio una catenella e adesso devo fare il giro numero 12, dove vado a lavorare la prima maglia bassa con il rosso sopra la maglia bassa sottostante. Questa maglia però la chiuderò con il colore verde e porterò il filo rosso sotto la lavorazione. Quindi questa è la prima maglia bassa rossa, poi ne devo fare una verde, una maglia bassa verde sopra la verde sottostante, una mezza maglia alta verde sempre andando avanti e poi sopra quegli aumenti, cioè praticamente quelle due maglie nello stesso punto, io devo fare una diminuzione, quindi due maglie alte non chiuse, chiuse insieme, quindi questa è la prima, nella maglia alta successiva ci metto la seconda maglia alta non chiusa e poi le vado a chiudere insieme. Ok, ancora così un'altra, perché devo chiudere le altre due maglie dell'aumento. Quindi la prima maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa e poi le chiudo insieme. Ancora andando avanti faccio una mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta verde e una maglia bassa verde sopra la maglia bassa verde, che però andrò a chiudere con il rosso, ecco qui. E poi andrò a lavorare sempre le 9 maglie basse rosse. Vado a chiudere il giro con una maglia bassissima sulla prima catenella e sono ritornata a 16 maglie. Ho fatto anche il mio tallone, il tallone, eccolo qua. Nei giri numero 11 e 12 ho lavorato il tallone. Adesso posso proseguire con il rosso, quindi vado sia sopra le maglie basse sottostanti che sopra queste altre maglie e in tutto non ne conto 16 e chiudo questo che è il 13° giro. Se si vede un po' il verde qua, possiamo tranquillamente andarlo a tirare un pochino e andare a vedere quando scompare, ma ecco, poi alla fine non si noterà più. Abbiamo fatto quindi i giri 11, il primo dove abbiamo iniziato il tallone, il 12 dove lo abbiamo terminato, il 13 dove abbiamo ripreso la lavorazione del calzino. Quindi adesso dal 13 fino al 21 noi lavoriamo sempre 16 maglie basse, ma questa volta con il rosso. Ho appena realizzato il 21° giro e mi trovo praticamente qui. Adesso ne realizzo ancora 4, perché vedete devo fare la parte qua del risvolto, quindi saranno due giri più altri due che andranno, no, così a fare appunto questo risvolto. Ecco qui, adesso possiamo girare il calzino qui sopra. E se volete mettere un punto per fermare va anche bene, però io direi che non ce n'è tutta questa necessità. Rimane da fare questo appendino qui con un 16 catenelle, possiamo direttamente andare qui posteriormente al centro, ok, e facciamo 16 catenelle.
Perfetto, scrivetemi qua sotto nei commenti quale versione vi piace di più e quanto ci avete messo a realizzarne uno. Io circa 20 minuti. Potete inoltre anche mettere un bel mi piace al video, iscrivervi e attivare la campanella, così starete a posto anche con la coscienza. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Christmas tree, the leaves are so